Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi in questo video breve voglio mostrarvi tutti i regalini handmade che ho creato per questo Natale. Spostiamoci che così vi faccio vedere in dettaglio le creazioni. Allora, uno dei primi regali che ho preparato è questa tazza con l'adesivo in vinile I love, questo è un segugio italiano. Perché questa mia collega ha un cane, appunto, segugio italiano, gli piacciono, e quindi gli ho preparato questa tazza. Per le altre mie colleghe invece ho preparato questi portacandele. Allora, ho comprato le candele delle Yankee Candle, che ci stanno alla perfezione, e poi ho comprato questi portacandele e ho fatto le scritte in vinile oro. Su questa ho fatto la scritta Smile. Su quest'altra la scritta Happy. Poi un'altra scritta Smile. E l'ultima Happy. Per me invece ho fatto quest'altra candela con la scritta Love, che io ho già usato e c'ho dentro una Yankee Candle. E infine per altre mie due colleghe invece ho preparato, come avevo già fatto vedere nel tutorial, la cornice e ho fatto poi gli orecchini con la gomma crepla glitterata, quindi questi, e per l'altra mia collega questi a forma di micio, visto che gli piacciono i gatti. Gli altri regalini che ho preparato sono dei porta passaporto e documenti di viaggio. Allora, il primo è questo e la fantasia che ho utilizzato è un'immagine dell'Africa. Questo perché lo regalerò a mia sorella e al suo ragazzo che quest'estate andranno in ferie in Africa. Quindi questa è la copertina con l'elastico stile Midori. All'interno è gomma crepla e ho fatto una bustina trasparente dove ho messo questo bigliettino i miei viaggi. La bustina qua c'ha un taglio per poter infilare i fogli. Poi nell'elastico si inserisce il passaporto, questo è un facsimile. Io ho messo anche la carta d'identità, chi vuole inserire anche la carta d'identità se non ha il passaporto. E dall'altra parte, l'altra bustina, ho inserito un facsimile di un biglietto aereo. E niente, è della grandezza appunto di un passaporto, quindi un po' più grande del passaporto. E questo è uno. Il secondo è questo, con questa immagine. Copertina è sempre plastificata. All'interno, anche qui gomma crepla, stavolta grigia. E qui abbiamo sempre, vabbè, le taschine trasparenti, il passaporto e l'altra taschina trasparente. Quindi sono fatti tutti in questa maniera. Poi il terzo è questo, con la cartina geografica. È una cartina geografica antica del Mar Mediterraneo e questa l'ho fatta per mio cognato. Anche qui ho fatto la taschina, il passaporto e l'altra taschina, sempre su gomma crepla grigia. Tutti rifiniti con gli occhielli, ovviamente. Poi questo per mia mamma, quindi la copertina con i fiori. Qua sempre i miei viaggi, il finto passaporto, l'altra taschina con il biglietto aereo su gomma crepla viola. E infine per mia sorella questo a righine, tutto così. L'interno è fatto con la gomma crepla, taschina, passaporto e altra taschina con l'elastico viola. E questi sono i portapassaporti e documenti di viaggio che ho creato. Spero tanto che vi siano piaciuti tutti questi regalini fatti con le mie manine.
mettete un bel pollice in su, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!